14 agosto 2017, Trasparenza Calabresi in Rete, come al solito, dopo aver pubblicato un pezzo, lo vuole commentare con i propri lettori, con gli amici, con chi segue il blog. L'ultimo pezzo pubblicato ieri pomeriggio era riguardo al lussoricidio di 3 anni fa che è successo a Monastarace, riguardo a Mary Cirillo. Un pezzo che evidenzia in modo chiaro un momento di raccolta nella tristezza e nel silenzio vicino alla famiglia della povera Mary e vicino ai bimbi. Visto l'evento atroce che abbiamo vissuto tutti da cittadini 3 anni fa, dove il paese è stato annichilito, è stato fermato da questo atto, dobbiamo riflettere e constatare che bisognava dare più rispetto a questa mamma che è andata via in modo innaturale, è stata portata via da una mano non divina, ma è stata portata via per la cattiveria di questo mondo che imperversa e si dilaga. Io, da parte mia, da Trasparenza Calabrese in Rete, volevo soltanto evidenziare che il 18/8/2017 la cittadina di Monastarace dovrebbe ricordare in silenzio, nella massima tristezza, questa mamma. Questa signora di nome Mary Cirillo, che meritava più rispetto nel giorno della sua commemorazione. Posticipare gli eventi, le feste, la musica e quant'altro era doveroso, o meglio, sarebbe stato produttivo e intelligente non fissare nessuna data per il 18. Questo 18/8 dovrebbe essere il giorno del ricordo di una mamma. Punto. Nessuna strumentalizzazione di ciò che dichiaro, mi assumo nella piena responsabilità nel rispetto delle persone interessate. Nessuno vuole criticare nessuno, nessuno si sente superiore agli altri. Qui si parla di umanità e di ricucire un tessuto sociale, signori. E il tessuto sociale si ricuce anche con queste cose. Trasparenza Calabrese in Rete ha voluto scriverne, parlarne, e devo dire. Il pezzo è stato accolto benissimo e da ieri pomeriggio, dalle 5 che ho pubblicato, ad oggi l'hanno letto 800 persone. Questo non è che voglio eleggiare i numeri, vuol dire che su questo tema c'è stato interesse, interesse di tante persone per bene che condividono questa idea, questo mio pensiero, questo pensiero del blog. Quindi vi ringrazio di cuore per come leggete e seguite e ponete attenzione ai problemi. E pregherei, non so se è tardi oggi, pregherei nel futuro, per questione di rispetto verso chi non c'è più e verso chi è andato via in maniera atroce, di ricordare e di tenere bianco il 18 agosto 2017, di tenerlo bianco. E di essere raccolti tutti, anche se non fisicamente in un luogo, ma mentalmente con una preghiera verso Mary Cirillo, un ricordo verso i bimbi di Mary Cirillo, che oggi non hanno una mamma e purtroppo, tutto quello che è successo, non hanno neanche un papà. Vi ringrazio e vi invito a leggere e a commentare qualora ne ritenete opportuno farlo. Da parte mia, Trasparenza Calabrese in Rete vi saluta e vi invita sempre più a leggere e condividere i pezzi anche che vengono promossi i paesini della Calabria, che pochi conoscono e cominciano a conoscere. E sono contento e lieto che tanta gente visita i posti da me già precedentemente visitati ed esternati con queste foto, video e quant'altro. La cultura unisce e la cultura migliora. Grazie. Un saluto e un buon Ferragosto per domani. Arrivederci.